Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Paolo Conticini è davvero inarrestabile, l'attore toscano non ha nessuna intenzione di arrestare il suo successo e si prepara a tornare in TV. Non ha davvero nessuna intenzione di fermarsi l'attore toscano che dopo qualche giorno di riposo dai suoi passati impegni, ha fatto sapere proprio in questi minuti a tutto il suo pubblico di essere in procinto di tornare in TV con una grande prima serata. Si tratta infatti proprio di questa sera, una notizia davvero inaspettata che di certo farà grande piacere al suo pubblico che lo segue sempre con molto affetto. Paolo Conticini. In tanti infatti non perdono mai nemmeno un appuntamento che lo riguarda, per non parlare del suo successo social che anche quello non sembra volersi in nessun modo arrestare, forse anche per merito del suo essere sempre molto partecipe con i suoi fan. Detto questo, però, adesso entriamo nel vivo della questione e cerchiamo di scoprire dove sarà in onda proprio questa sera. Si tratta di un programma di grande successo. Paolo Conticini torna in TV, ecco dove lo vedremo in onda. Paolo Conticini non smette di sorprendere il suo pubblico che proprio di recente ha avuto modo ancora una volta di apprezzare il suo talento artistico davvero invidiabile. E se da un lato sono davvero molte le persone che sperano di ritrovarlo quanto prima sul set di una nuova stagione di Provaci Ancora Prof al fianco di Veronica Pivetti, lui tanto per non farsi mancare nulla proprio sui social regala a tutti la bellissima notizia. Questa sera sarà infatti protagonista come ospite della nuova puntata e anteultima della stagione di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino, di cui è stato ospite anche in passato. Ha usato la sua pagina Instagram per annunciare la bellissima notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, tenendo conto del fatto che il programma è registrato e che forse nemmeno i concorrenti stessi sanno con precisione quando va in onda la puntata in cui sono presenti, ma ad ogni modo è riuscito anche in questo caso a farlo presente al suo pubblico che di certo non lo abbandonerà proprio questa sera. Insomma, un periodo davvero fortunato il suo che, oltre che ad accrescere a sua professione, si trova al settimo cielo anche in famiglia al fianco della sua bellissima moglie Giada, con cui fa coppia fissa da ormai tanti anni e che è sempre una delle sue prime sostenitrici. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.